Alla città, diciamo che chi ha il dovere di farlo sta cercando di mettere in campo ogni sforzo per fare una pulizia straordinaria. Ma al di là dello straordinario c'è l'ordinario. E l'ordinario dobbiamo imparare a farlo tutti e tutti insieme. Chi ha il dovere istituzionale di tenere pulita la città, cominciare dal comune, migliorando, perfezionando, potenziando, ma anche chi ha il dovere di rispettare le regole, i cittadini, ai quali raccomandiamo di curare la propria città. Perché abbandonare i rifiuti, perché non rispettare le regole, perché sottrarsi al pagamento delle tasse comunali per la raccolta dell'immondizia è oggettivamente qualcosa che va contro la città. E io non credo né voglio immaginare che possa esserci qualcuno che voglia andare contro la nostra città. La raccolta differenziata è oggetto di un potenziamento e di un programma di allargamento della raccolta, sono necessari investimenti già presenti, fa parte del piano industriale che RAP dovrà presentare all'assessore a ramo e alla giunta da qui a qualche settimana. Già la giunta ha risolto alcuni problemi importanti nel rapporto con RAP, la piena disponibilità delle vasche di Bellolampo, la chiusura di una transazione con la vecchia curatela AMIA, e questo, diciamo, favorisce la funzionalità aziendale. Oggi l'azienda ci deve dimostrare che ha un piano industriale convincente per il futuro dell'igiene ambientale di questa città. C'è un piano di graduale allargamento, lo dicevo poco fa, forse non sono stato chiaro, che però deve essere supportato da reclutamento nuovo che abbiamo già autorizzato e da mezzi che costituiscono l'oggetto di un piano da 60 milioni di euro che presenteremo al Ministero entro il 20 settembre.